Sala degustazione gremita al padiglione Abruzzo del Vinitaly per la presentazione del cioccolatino al Monte Pulciano, una nuova creazione dello chef stellato Davide Oldani, tenuta a battesimo dal Consorzio di tutela dei vini d'Abruzzo, appositamente in occasione della Fiera di Verona. Protagonista e ingrediente principe della creazione di Oldani è proprio il Monte Pulciano d'Abruzzo. Il cioccolatino è stato creato con una ganache di cioccolato puro al 72%, cotto con una riduzione di vino rosso. Per dar valore al vino, prima di degustarlo e sentirne meglio le note aromatiche che richiamano il vitigno, lo chef suggerisce di annusarlo e poi abbinarlo con un passito di Montepulciano, vendemmia 2006, passato solo in acciaio. Soddisfatto per l'interesse suscitato, si è detto Tonino Verna, presidente del Consorzio Tutela dei Vini d'Abruzzo. Questo cioccolatino, ha detto Verna, offre uno spunto di riflessione importante per le aziende vitivinicole abruzzesi, un'occasione per i produttori di lavorare sul passito di Montepulciano, promuovendolo anche come vino da dessert e dunque con un'altra importante declinazione del prodotto principe del Consorzio di Tutela. Testimonial del cioccolatino al Montepulciano d'Abruzzo, il gastronauta di Radio 24, Davide Paolini. Il cioccolato sposato con il vino? Dunque, un tempo si diceva che non era dopo, non faceva parte della tradizione, ma la verità è che gli assaggi e ormai gli abbinamenti sono saltati tutti, non sono più geometrici o aritmetici, oggi sono lasciati liberi e democratici. Io credo che ci siano molti rossi, ovviamente rossi, non bianchi, che vanno abbinati al cioccolato. E questo passito potrebbe essere anche, che è stato presentato qui al Vinitaly, potrebbe essere anche una soluzione per il futuro.